ossessione ripetizione del mio lavoro di New York è veramente un fatto di pancia, un bisogno fisico di mangiare la fotografia, in particolar modo il Flatiron, che praticamente univa la storia della fotografia moderna, quindi il Flatiron di Steichen, e la storia della Polaroid, quindi la Polaroid di Land, di Edwin Land, nata a New York. Io vado a New York e questa ossessione, passione, mi sconvolge la vita, mi sconvolge lo stomaco, e ho bisogno proprio fisico di interagire con il Flatiron fino a quando me ne libero dopo l'ultimo scatto, dopo circa 1200 scatti di Polaroid, me ne libero, e questa ossessione diventa un'ossessione della memoria. Quindi l'ossessione è un mal di stomaco che bisogna assolutamente curare mangiando fotografia. A ripetere è la ripetizione di un gesto all'infinito. Io provo a fare una ricerca sul segno, dove questo segno è diventato la sintesi della figura umana, e piano piano è diventato un alfabeto mnemonico che ognuno ha dentro di sé, con un gioco dell'accumulo, della sovrapposizione, si crea un tessuto segnico. E questo crea una mappatura. Creare questa stratificazione dove le persone possono vedere qualcosa che hanno perso o ritrovano della sua infanzia o del suo vissuto. A ripetere per me è quotidianità, la routine che incatena in un posto, in una posizione sociale e in una posizione familiare. Dell'aspirante vincitore. Alla fine ci riesce perché dedica tutta la sua vita a questo scopo, si trasforma in mago e si trova dall'altra parte. Ma quando è dall'altra parte si sente come smarrito e a tutti i costi deve ritrovare almeno un riflesso di se stesso. Ho iniziato a fare fotografia, però pensando molto più alla composizione che non alla luce.
la ripetizione che cos'è? È mantenere sempre qualcosa che avevi prima e riprodurlo continuamente, la conservazione. In realtà è un atto di morte questo. Della ripetitività nel caso di queste tre foto esposte, più che essere una successione di movimenti, è la immobilizzazione di una ripetitività. L'elemento iterativo viene usato soprattutto anche nell'ambito della musica per creare tensioni e per creare energia.